Oh, c'è l'intruso! Che c'è? Ragazzi, cosa? L'avete visto? C'è l'intruso. Dove? Cosa? Cioè, c'era. Era qua. Era sicuro? Davanti a me. Dentro? 100%, l'ho visto. Cioè, io non stavo facendo niente, ero tipo immobile, non stavo neanche guardando il gioco. E poi mi sono girato un attimo, l'ho visto. Avevo 100% sicuro. Ma nella cella? Sì, era dentro, era lì dietro, sono sicuro. Ma come ha fatto allora? Mo mi metti il dubbio, però sono abbastanza sicuro, riguarderò il video, ma al 100%. Cioè, ci ha preso in giro, è come se lui avesse detto: guardate che io le vostre celle me le mangio a colazione, perché non c'è qua dentro lui. Era dietro il vetro, sono certo, era qua dietro. Ed era da tanto che non si faceva vedere quando non c'era Mario. Perché l'ultima volta, Cico, tu non c'eri, ma abbiamo portato Mario a far dargli un'occhiata al laboratorio. E tu sai che Mario con l'intruso ha una specie di collegamento strano. Sì. E praticamente ce lo siamo trovati lungo un corridoio nel laboratorio. Era dentro la stanza lì. Sì, la stanza di apertura lì al... La pre e l'anticamera qua del quindi, corridoio. Quindi abbiamo capito che può aprirle tutte. Praticamente sì, cioè sì, può entrare e uscire come vuole. Ma lo sapevamo già che può entrare dove vuole. Quindi tecnicamente se lui decide di liberare un altro degli SCP che noi abbiamo chiuso, può tranquillamente anche farlo. Solo ovviamente che non vuole per adesso. Per adesso sembra che non voglia, perché mi pare di vedere che ci sono tutti. Anche perché noi comunque trascorriamo la maggior parte del tempo qua dentro. Pensate che io oggi non ho fatto in tempo a catturare nessun altro SCP off camera. Volevo farlo ora, prima di iniziare. Però a sto punto abbiamo iniziato così, iniziamo così, pazienza. Cercherò di prenderne un po' di più per la prossima volta. Per ora erano quelli che abbiamo preso la volta scorsa. Ricordiamoci sempre, magari, sapete cosa? Se l'SCP di oggi non è troppo impegnativo, possiamo provare ad andare a casa vecchia e a portarci i vecchi. Magari portiamo anche lo Shy Guy. Possiamo provare. O quello gigante anche. Ma la cella di massima sicurezza dobbiamo fare per lo Shy Guy. È vero, per quello gigante, per gli Apollyon dobbiamo fare la cella di massima sicurezza. Me ne stavo dimenticando. E allora su quello ci mettiamo al lavoro dopo. Per ora però concentriamoci su quello che dobbiamo fare. Tenete le torce in mano, belli svegli. Certo. Vi vedo molto addormentati. Certo, assolutamente, tranquillo. Ok, tutti e due. Vi dico sempre di stare svegli. Io lo ricordo perché noi qua si registra sempre a una certa ora della sera. Anche per avere un pochino più di atmosfera. Che poi non fa mai male su questo tema. Anzi, se a volte forse sarebbe meglio farlo di giorno perché ci spaventa di meno. Però un po' d'ansia a me piace. Però svegli, ok? Perché vi sento tutti zitti. No, non siete svegli, raga. Non siete svegli. Dai. Fidati, te lo dimostreremo. Siamo svegli. Me lo dimostrerai, perfetto. Tieni le torce in mano, andiamo avanti. Dobbiamo superare questa montagna. Dritti oltre. Dovrebbe lì c'è esserci anche la sedia, ti ricordi, sì. Sì, stiamo lontani dalla sedia. Ti prima che ci cattura. Attento. Ok, passiamo di qua. Dovrebbe esserci un'altra piccola palude e dovremmo essere molto vicini, non era tanto lontano, non c'era questo? Molto da camminare. No, non è questo qua. Non ma è questo luce qua. Però questo. Infatti questo non so se l'abbiamo visto noi o se ci abbiamo messo un buco, magari era un'uscita che abbiamo usato per non lo so, non no, lo so. No, non mettiamo mai quelle luci. Non penso, no, infatti non dovrebbe essere nostra. Potrebbe essere o questo, no, non è questo, è quello lì davanti. Raga, qua ne sono spuntati un sacco comunque, ma cioè. Ma poi questa è una zona che abbiamo sempre visitato prima. Non lo so, però sono tanti. Scendiamo sotto, ricordatevi che anche le luci vecchie. Spesso e volentieri si trovano i class D quando si entra, mi sembra di vedere che c'è. Occhio che è acido. No, non è acido. Non è acido, è un'acqua strana. Arriviamo questa. Allora. Sì, potete scendere. Venite, veloci Anna. Andiamo, veloci. Dai, Anna, andiamo. Ci sei? Ok. Certo, ci sono. Allora, quello di oggi è Apollyon, quindi stiamo attenti a non liberarlo perché può essere un problema. Non possiamo prenderlo, ciò significa, perché non abbiamo ancora fatto le celle di massimo contenuto. No, no, meglio non possiamo. Non provare, potrebbe essere rischioso per gli altri. Non possiamo. Magari avvicinarlo al massimo. Al massimo, se è un oggetto, possiamo portarcelo. E dovrebbe essere un oggetto, se non mi ricordo male, perché il 133 mi pare che era il buco istantaneo. Praticamente non dovrebbe essere pericoloso, ma sicuramente non era Apollyon. Normalmente mi pare di ricordare che è safe. Quindi, ma aspetta, il buco c'è istantaneo una bella differenza. Quello lì nella parete o un altro? No, non è quello nella parete, assolutamente. No, o almeno non mi pare. Questo qui dovrebbe qui, essere però. Venite, venite, ci sono dei morti. E questi non li abbiamo mai visti però. Questo. È vero. Tipo un medico? Sì, sì, sembra un medico. Ha tipo la mascherina, però gli è successo qualcosa di orribile, Cioè, non è normale. È distrutto. Ma infatti guarda che questa cella, vedi, ha un aspetto diverso. Forse è la medica? No. L'ospedale? Potrebbe essere, ma che cosa ci faceva questo buco istantaneo qui nell'ospedale? Comunque c'è qualcosa da questa parte, vedo che c'è un tremor. Guarda, è pieno che dentro. Che accidenti sono? Può essere che sono loro spiriti? Che no, il tremor è una cosa. Cioè, mi pare che esiste veramente il tremor. Cioè, è una cosa di cui si parla anche fuori dagli SCP, il tremor, o sbaglio? Scusa, ma la cella è sfondata, lo vedi? No, non è sfondata, quello è il buco. Praticamente il buco istantaneo sarebbero delle sfere che si appoggiano su una superficie e creano un buco.
Ora, il problema è che dal buco qui sono usciti dei tremor e sono questi qui. Ma non è qui. Normale? No, non dovrebbe essere normale, perché l'unica cosa che fa il buco, a parte che non dovrebbe essere così grande, però l'unica cosa che fa il buco dovrebbe essere che crea un fosso, uno scavo, capite? È Apollyon, era prevedibile. E infatti qui la situazione è molto diversa. È molto diversa. Manteniamo la calma. È impossibile da portare nel laboratorio. Allora, io vi dico soltanto che quando li stavo guardando mi è arrivata ansia per un periodo abbastanza lungo, non vi ho detto, però sono i tremor. Probabilmente sono loro. Ma che cosa sono i tremor? Perché a me mi suonano, ma non ricordo in quale universo. Da dove arrivano Anna i tremor? Non mi ricordo. Non lo so, però ci sono un film, c'erano i tremor, ma erano tutta un'altra cosa. Però io, da quello che so io, dovrebbero essere tipo delle cose mezzo invisibili che ti perseguitano. Quindi stiamo attenti perché potrebbero essere pericolosi. Non so se il buco magari potrebbe aver trapassato forse un'altra cella ed è diventato Apollyon per questo motivo. È probabile sotto, è vero. Perché, quando siamo scesi, non ho visto niente. Nel momento in cui un SCP è in grado di attivare un'altra cella e quindi un altro SCP interagire con esso, diventa Apollyon, cioè è quello che può fare un Apollyon. Un Apollyon riesce a entrare e uscire dalle celle, a interagire con gli altri anche. Questo poveraccio sta muovendo la testa, raga. È inquietante. È mortissimo. E poi quanti? Io ancora non mi spiego la presenza di questi medici. Ma ce ne sono tipo tre, uno qui, altri, un altro fuori, due o tre. Mi pare... Ce n'era anche uno nella cella. Infatti, ecco l'altro. Ma tutti e tre vuoi entrare? No, assolutamente. Anna, che cavolo ci fai qui? Vai al vetro, veloce, corri. Attento! Dio mio, mi sono avvicinato uno alla porta. Sta per uscire. Ok, calmi. Anna, vado sopra. Brava, veloce. Noi due invece dobbiamo entrare. Allora, okay. Facciamo così. Prima entri te e poi entro io. Mi dici com'è. Okay, ma dove vado? Un passo solo, vedi se ti colpisce, ok? Okay, perché guarda, potrebbe. Non posso. Dio mio, no, esci. Non si può fare, raga. Oh mio Dio. Perché ce n'è uno più forte degli altri, quello verde, credo sia più forte. Esatto. Posso provare ad ucciderlo perché gli altri si muovono, volano tipo. Ci riesci, fidati. Sono tantissimo forti. Ma non so se sono un SCP anche loro o se sono solo generati dal buco, hai capito? È quello che. Non lo so neanche io. Allora, io provo ad uccidere quello più forte, ok? E vediamo. Vai. Se. Ma si generano dal buco. No, raga, non esiste. Ce n'è un altro di un altro. No, raga. Allora, in teoria, se loro sono l'SCP, se sti cosi non dovrebbero esistere. Nel fascicolo non c'è menzione al fatto che dal buco debba uscire qualcosa del genere. Però. Ma scusa, credo che allora siano delle istanze di questo SCP. Ma possiamo chiudere il buco? Chiuderlo, tapparlo. In teoria dovrebbe funzionare, non ne escono altri. Ci proviamo, però il problema è che ma non possiamo entrare. Cioè, come facciamo a chiudere il buco se non possiamo entrare? Non lo so. Io provo a entrare e ucciderne uno di quelli, quello più grosso. Sono tutti sul soffitto, occhio. Guardala là, quello ce n'è uno. No, si può fare assolutamente, cioè non esiste. Non esiste. Ti fanno esplodere una volta dopo l'altra, non so cosa fare, ma non sono so cosa velocissimi. Fare. Cosa cacchio, non possiamo restare fuori però, Li uccidiamo tutti. Ma a parte tutti. Che comunque, raga, cioè pensateci. Allora, in teoria ci sono altre stanze che non abbiamo visto. Fermi, Cico, aspettami lì, fermo. Mi sembra fermo. Che ce n'era una all'ingresso. Fermo, No, Anna, anche tu alla finestra, porca miseria. Stai alla finestra. Allora, in teoria l'SCP è composto, qui non c'è niente, questo è un computer. Qua c'è solo carta. Qui c'è una siringa, altra carta, una torcia. Carta, niente. Carta, niente. Solo carta. Praticamente, da quello che so io, l'SCP è composto da delle sfere, delle cose nere che dovrebbero, appoggiate su una parete premute, generare il buco, ok? Questo è il funzionamento. Però queste cose nere dovrebbero essere in teoria la cosa che noi dobbiamo portarci, ok? Perché se noi vogliamo catturare. Ma la cella. Lion, me lo vedi là sotto? Cosa hai visto ma adesso? Ma Sì, assolutamente. Come, sì. È dentro? È dentro, l'ho visto per un attimo, però sì. Ma uno solo? Uno solo sembrerebbe. Non so cosa ci faccia, ma mi sembra che dal buco escano cose. Ah, questo è poco ma sicuro. Dobbiamo ascoltate per forza. No, qui sto panicando un attimo perché non so come cavolo risolvere questa situazione. Mi sembra una cosa brutta tanto. Ascolta, fai così, guarda, lo vedi che sono tutti sopra? Da apro qui, da se qui. Rompiamo il vetro, riesci a colpirlo con la telekill. E ammazzo quei due più forti degli altri. Ci provi? Anch'io? Te li rompo, anch'io? Sei pronto? Allora, no, Cico, tu non fai niente. Anna, rompi e io li ammazzo, però occhio, prendi il vetro assolutamente, prendilo, ok? Ok, ne ho ucciso uno. Ottimo. Aspetta, no, l'altro non riesco. Dai, nell'angolo. Chiudi. Adesso il problema rimane questo, raga. Allora, ed è un problema grave. Se noi dobbiamo catturare uno di questi per metterlo nel laboratorio, perché la cosa a cui tengo di più in questo momento in questa serie io è far andare avanti il laboratorio, oltre il libro Le storie del mistero che un po' raccoglie quello che noi abbiamo fatto, però il laboratorio è una cosa di cui vado pure molto fiero, quindi voglio portarlo avanti, ma per portarlo avanti abbiamo bisogno, scusate, ho colpito il microfono, di prendere, sono un po' agitato, di prendere un pezzo di questo SCP, no? Però è come Lion, c'è un'altra roba là dentro.
cosa c'è adesso? Cosa c'è? C'è una tizia con le ali. No, 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 raga, cioè, pieno di no, non esiste, non esiste. Cioè, scendo di tutto da lì dentro. Calmi, calmi. Allora, Anna, basta. Devi stare calma. Noi dobbiamo portarci via una di queste sfere nere che dovrebbero rappresentare il buco. Ma queste sfere nere io non le trovo, non so dove sono. Dentro? Magari sono in fondo, nel fondo. Allora, ammazziamo tutti questi. Questi classi D. A me dispiace ucciderli, però li devo uccidere. Poi c'è una cosa che si muove qui a destra. A sinistra, guarda, sembra una farfalla. Sì, a sinistra, scusa. Aia! Mi colpisce, esci, mi colpisce! Mi colpisce! Esci, esci, esci! Attento, ho uscito anche lei, uscito! Uccidila, uccidila! No, no, Cicco, l'ho presa, fermo, 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 fermo! Aprimi la porta, Cicco! Apri la porta! No, 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 non questa, non questa! La porta della cella, cretino! Togliti, Anna! Cavolo, raga, non va bene così, non va bene. Allora, 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 io vi ammazzo a tutti e due. Avete fatto una cosa orribile. Siete stati, stai zitto! Siete stati tutti e due raccapriccianti! Raccapriccianti! Raccapriccianti. Ma mi sono spaventata a morte. Tu devi stare sopra. Se il tuo ruolo è stare sopra, perché sei qui, mannaggia? Ma perché sono inutile. Vai sopra. Subito sopra. Va bene. Tu, se ti chiedo una cosa, devi capirmi. Perché se non ci capiamo al volo, Cicco, qua va a finire male. E se perdiamo le cose, se perdiamo le cose, è fine dell'avventura. Oltretutto, mi spieghi da dove arriva questo? Hai rotto qualcosa? Eh? Hai rotto qualcosa? Hai rotto qualcosa? No, 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 guarda, guarda intorno. Guarda intorno. Sarà quello di dentro. Allora l'ho rotto io per forza. L'ho rotto io per forza. No, 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 raga, no, fermi. È impossibile. No, riesce. Raga, questo è veramente difficile. Io non so come comportarmi. Cioè, è Apollon, è ovvio che è difficile. Ho capito, ma noi dobbiamo prendere, se non altro, quello che ci serve. Allora, possiamo fare... Io non voglio ammazzare tutti, perché entrare a ammazzare tutti significa allora, che sta roba si moltiplica. Prendila, prendila, prendila. No, entrano gli... arrivano gli altri, arrivano i Tremor. È impossibile, impossibile. Non possiamo fare niente, non so cosa fare. Non riusciamo neanche a vedere il buco così, però. Lion, non siamo pronti. Vabbè, allora, facciamo una cosa. Io entro, ammazzo tutto quello che c'è dentro e quel che succede, succede. Perché piuttosto che stare fermi qua fuori... Allora, ho ammazzato lei. Adesso, appena mi arrivano addosso sti schifi... Arriva. Io ammazzo anche loro. Entro anch'io se vuoi. Entro anch'io. Entra anche tu, Cicco. Vieni, vieni. Ok, ci sono. Ok, ascolta. Cerchiamo di capire tutto quello che possiamo capire più in fretta possibile. Le torce in mano. Le torce in mano, giusto, però. Giusto, giusto, giusto. Ecco, okay. Allora, guardiamo nel fondo. Va fino alla... è nero. È va nero, fino all'end. Cioè, come si dice, al sottomondo. Non c'è come... più niente sotto. Okay. Lion, ascolta, secondo me è successo questo. Qualcuno deve aver portato una di quelle sfere qua dentro, perché questa non sembra un'ala SCP. Per questo ci sono i medici e non trovi le altre. Cioè, doveva essere una specie di zona medica della fondazione, praticamente. E qualcuno ce l'ha portata e quindi è stata riclassificata. Un incidente, praticamente. Cella. Ok, esatto. Sì, sì, è stata rinchiusa la cella e è diventata la zona di contenimento di questa versione Apollon del SCP numero 133. Che sarebbe istantaneo. La cella originaria deve essere da qualche altra parte. Quindi noi dobbiamo trovare la cella originaria per prendere uno dei buchi. Oddio! No! Sì, no, 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 no! Cicco, sei caduto? È caduto il cadavere del medico. Uccidilo, no, però! Vieni fuori, fuori, fuori. Abbiamo visto. Corri. Allora, ascoltatemi bene. È un problema grave. Non so come uscirne. Sta situazione è terribile. Sotto non c'è niente. Non c'è sotto non c'è niente. Cioè, io ho visto, è tipo va nel sottomondo. Non c'è proprio niente. Non si può. Esatto. Cioè, o proviamo a buttarci dentro per vedere se si arriva da qualche parte, no, infatti mi sembra un'idea pazzissimo. Totalmente idiota. Perderesti anche perché tutto, sì, no, vabbè, era solo un pensiero, era solo un pensiero. Poi non magari capisco perché arrivare vicino al fondo e guardare se c'è qualcosa. No, lì, no, è per guarda, io sto guardando da tutti i lati, da tutte le angolazioni possibili, stando attento a non caderci di sotto. Ho anche provato a buttare delle fonti di luce, bravo, esatto, per e vedere se niente. Sotto c'è qualcosa, ma non c'è niente, va solo fino alla fine del mondo e basta. E il buco effettivamente ha fatto quello che doveva fare, cioè ha creato un fosso infinito sulla parete su cui è stato appoggiato. Di nuovo questa, guarda, ti si lancia, ti si lancia addosso. Muoio, fermo, te la prendo, te la prendo. Non devi morire, attento. Ci sto provando, superami, devi superarmi, Cicco. Muoio. Non riesco, però è impossibile anche per me, Cicco. Oddio mio. No, sono caduto, raga, sono caduto. È finita. Raga, ho perso tutto, sono rinato, ma non vedo niente. Ho una cosa. No, aspettate, fermi. Che c'è? C'ho una cosa sola nel libro. Non ho niente, ho solo dimmi una cosa. Dimmi che la telekill, ti prego. No, non è la... Cos'è? Allora, zitti, perché sono... Mamma mia. Porca miseria, raga, siamo stati attenti in mille occasioni. In mille occasioni siamo stati attenti. Mannaggia questo. Cacchio di SCP-133. Ci ha fatto un disastro, raga, Tu, Cicco, torna, lasciami qua. Sì, vai. Io ci sono, io ci sono, ho già preso tutto. Vai, cammina. No, raga, cioè è un disastro. Ma cos'hai nell'inventario? C'ho nell'inventario solo un oggetto che si chiama SCP-133-U. Praticamente ho probabilmente una di queste sfere che si attaccano alla parete per creare il buco, ok? Era veramente sul fondo? Non lo so, guarda, non lo so, ma io ho perso tutto, Anna. Ho perso la spada di Telekill, che non ne abbiamo più. Ho perso la keycard azzurra, che è l'unica che abbiamo, è la tua, ok?
l'unica che abbiamo, perché non ne abbiamo altre, è la tua. Quindi c'è rimasta solo quella. Dove ti prendi quella di Anna? Poi ho perso tutto il resto delle cose che avevo qua. Ho qualcosa in più. Non ho più neanche il piccone, perché non, ce non me lo ero tenuto. Cioè l'unica cosa che mi è raga, ma porca mi... Raga, è un disastro. È un disastro. Lo so, è un disastro. Tu Anna però la key, la key card azzurra ce l'hai ancora, giusto? Ce l'ho, tranquillo, okay. Perché praticamente a volte nei commenti ci dicono provate a craftarle. Noi ci abbiamo provato tante volte a craftarle, ma non funziona, raga. Dovete capire che non funziona purtroppo. E quindi non potendo craftare quelle, siamo disarmati. E io non so cosa fare. Non abbiamo neanche messo da parte granché alla fine, perché cioè qui abbiamo poco e nulla, tutto sommato. Scusa, se hai quella sfera, usiamola almeno. Ho capito. Per cosa? A parte che è pericoloso. Te l'ha guardata per un motivo. Te l'ha guardata per un fare motivo, peggio, per peggiorare la nostra situazione. Che già non siamo messi abbastanza male. Grazie per la tua idea, Cico. Grazie per la tua idea, veramente geniale. Sto provando a ritornare da voi, non ricordo. Raga, abbiamo perso. Torna. Cioè, voi non avete capito bene quello che è successo, mi sa, eh. Ho capito, sì. Ho allora, capito, la porta al gun, sì, in realtà non è un problema, perché al momento mi sono dimenticato di prenderla. Però ne abbiamo altre nei cassetti. Quindi non è questo proprio zero problema per quanto riguarda questo. Il problema grande è il fatto che io sto ritornando. Però abbiamo il buco che possiamo mettere all'interno di una cella. Grande vincita, però, perché abbiamo perso la telekill, l'altra keycard azzurra che avevamo solo due. Poi cos'altro? Vabbè, la tuta, il giubbotto antiproiettile, quella è tutta roba. Quelli ne abbiamo tantissimi. Sì, visore notturno, tutte quelle cose lì si rifanno. La torcia, tutte queste cose riusciamo a riprendercele abbastanza facilmente. Però il disastro è la spada di telekill. Cioè, io l'unica che non ce n'era un'altra. Cioè, io ricordo che noi per farla abbiamo rotto la spada di telekill normale, perché quella lì è la spada di telekill rotta, giusto? Su questo. Esatto, okay. Di quella ne ho una anch'io. Ce n'ho anche io una, me la sto portando proprio adesso in questo momento. Però, raga, io vi ricordo anche che questa spada ha di durabilità, ora non lo vedo, però ha tantissima durabilità. Ma quindi io la sto usando da tantissimo, praticamente è integra. La tua, vedi? Cioè, raga, bisognerà. Tu non colpisci quasi niente. Di solito sono sempre io che attacco. Bisognerà mettersi lì apposta. Io sono quasi arrivato, sono proprio sopra. Sto arrivando. E rifarla. Ovviamente avevo anche sbagliato strada, perché sono veramente. Cioè, vieni, raga, vieni un disastro del genere era da tanto che non capitava. Vabbè, ti do questa a te allora, grazie. Cioè, però mi secca, perché comunque l'abbiamo persa. È inutile dire che ce l'ho io. Vabbè, ce l'ho io, grazie, ok, sono contento di avercela. Però l'abbiamo comunque persa. Raga, niente. Non so cosa dire. È andata ormai. È inutile anche starci lì a rimuginare più di tanto. Però mi secca che è stato un modo quasi stupido. Cioè, mi ha spinto dentro, giusto? Cioè, è successo così. Mi ha spinto. Ma mi ha spinto quella la tizia, quella lì con gli occhi rossi e le ali. Mi ha spinto lei. E dovevi ucciderla subito, non prendi. Ma non detto. Sapevo che cos'era, mi dispiace. E poi hai notato che a differenza di tutti gli altri che è sempre bloccato con la porta al gun, sì, questa ti colpiva lo stesso, era fortissima. È troppo forte. Mi dispiace, io ho dimenticato la porta al gun, io l'ho dimenticata, perché altrimenti io la portavo qui, però tecnicamente, allora, se l'SCP è la palla e noi ce l'abbiamo, possiamo provare una cosa. In teoria ce l'abbiamo. No, Lion, ascoltami. È Apollyon, va bene? Nel nostro laboratorio. Beh, ma se noi la proviamo qui, ci sono solo SCP normali. Ma se noi la proviamo qua dentro? In teoria è un oggetto, non dovrebbe succedere. Ma sul buco che... dove provare? Beh, magari non proprio sul buco, la proverei qua, tipo da qualche parte qua dentro. Alla fine dobbiamo vedere. Qui. Cioè, il senso è sempre lo stesso, noi siamo qui per esplorare, per capire, per vedere, non sei per sicuro? Guardare da lontano. Tanto guarda quello che devo anzi, facciamo una cosa, tieni, guarda, facciamo così. Questa la tieni se tu ti per ora. Sotto è di nuovo la fine. Vai verso la porta, Anna, brava. Tu stai lì, Cico, tu vieni con me. Noi? Tanto non hai okay. niente, ok? Se okay. dovessimo perderla, cioè se questa qui venisse consumata utilizzandola, abbiamo capito che per prenderne una basta buttarsi dentro al buco. Quindi Cico, tu mi butti tutto okay. quello che hai casomai. Per ora vediamo, vediamo che fa. Vai. Per il momento non mi pare che faccia niente. Cioè, forse non la devi lanciare? Sto provando ad utilizzarla, però non succede niente. Cioè, tipo. È sul buco forse? Non credo, perché sulla in teoria parete? Non neanche, non succede niente. Cioè, io ce l'ho in mano, provo ad utilizzarla, però. Continua. Mi ha dato qualcosa, tipo un effetto strano che non ha senso. Mi ha fatto tipo Quale? Saltare per aria. Non lo so, recklessness. Ma infatti ho visto tantissimo. Non c'entra niente, non fa niente. Non lo so. Un altro effetto. Mi sta dando effetti, ma non c'entra nulla. Non ho capito. Dovrebbe fare il buco, ma non lo fa. Forse è un ambiente troppo stretto. Forse va. Da quello che so io, a me ha dato due effetti rotti che non so cosa sono. Recklessness significa tipo coraggiosi, cioè essere molto coraggioso, essere sprezzante del pericolo. E shell armor significa armatura, scudo, tipo una cosa del genere. Non so da cosa caso. C'entra. Cioè essere senza non aver paura di nulla, essere così osare così tanto può aver senso, perché sto provando a usare questo SCP. L'altro effetto non ho idea di che cosa possa voler dire. Ascoltate, proviamo a tornare a casa.
teoria, se per utilizzare... Mi ridai la chiave, Anna, però? Certamente, tieni. Se per usare questo SCP bisogna premerlo forte contro una superficie, è possibile che premerlo con le mani non sia sufficiente. In questo caso potrebbe voler dire che bisogna spingerlo forte con qualcos'altro. A me viene in mente con un pistone. Cosa, però? Un pistone, per esempio. Magari è vero. Metterlo tra un pistone e la parete. E magari in quel modo si... Perché si deve proprio spiaccicare. Può essere che utilizzarlo a mano effettivamente non sia abbastanza, capite? Possiamo provare così se vogliamo. Oppure ma possiamo creare una stanza apposita. Potrebbe distruggere sotto tutto il laboratorio pure. Possiamo anche lasciarlo sul tavolino all'interno di una cella normale. Finché non è utilizzato dovrebbe rimanere safe. Il problema è quando viene utilizzato che crea quel buco strano da cui escono fuori quelle creature. Io lo utilizzerei sinceramente però, io vorrei vedere che cosa fa. Quindi non lo so, la tentazione di provare mi viene. Però dobbiamo decidere, insomma. È una cosa che lascio aperta. Magari ci daranno un po' un suggerimento anche nei commenti. E io sono veramente arrabbiato e infastidito per quello che è successo e per aver perso la telekill. Quindi... prima o poi però doveva succedere. Sì, prima o poi doveva succedere, siamo stati dovevamo bravi. Dovevamo essere più attenti, non doveva succedere, punto. No, prima o poi era ovvio, cioè non l'abbiamo persa mai. Per forza. Effettivamente vedendo il buco doveva succedere, ma mi sono fatto prendere dall'allarme nel momento in cui mi sono reso conto che non riuscivamo nemmeno a entrare. Volevo far vedere qualcosa a tutti i costi e quindi ci siamo presi un rischio di troppo. Vabbè, raga, questa qui ci mettiamo a usarla. Devo picchiare qualcosa che non muore mai, non lo so. Troviamo un SCP che ha vita infinita. Qualcosa che ha vita infinita. Shy Guy. Lo Shy Guy. Lo mettiamo in un angolo e io inizio a picchiarlo finché non si rompe la spada. È una buona idea.